Ciao gentlemen e benvenuti nel mio canale, io sono Maurizio Romano e sono il gentleman seduttore. In questo video parleremo di virilità, sicurezza e decisione sono le armi principali di un gentleman. Prima di entrare nel vivo di questo argomento però ti ricordo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella in modo da venire avvisato ad ogni mio nuovo video. Virilità, questa sconosciuta. Devi sapere, caro gentleman, che l'unica cosa che davvero è imprescindibile con le donne è la virilità. E io so già che in questo momento stai pensando a Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Van Damme e tutti gli attori anni 80 che facevano quei film da macho. No, nulla di tutto questo. La virilità è qualcosa di molto più, diciamo, profondo rispetto a quello che è il concetto. Non c'entra niente col patriarcato, non c'entra niente con l'uomo che domina la donna, ma c'entra con una sola cosa, anzi due. Avere le palle, essere un uomo deciso, essere un uomo che non si faccia sottomettere dalle donne, essere un uomo che è in grado di tenere testa alla propria donna e di farsi rispettare. E anche qui non stiamo parlando di farsi rispettare, tu donna devi fare quello che voglio io, non è questo. Devi sapere che le donne per natura tendono sempre a misurare i limiti dell'uomo, vuol dire che proveranno sempre a testare la tua virilità, la tua forza, la tua sicurezza, la tua decisione, perché vogliono sapere se l'uomo che hanno di fronte è un uomo del quale possono fidarsi, nei confronti del quale possono avere rispetto. Questa è l'unica cosa che conta. Perciò, caro gentleman, quello che ti consiglio di fare è di lavorare sulla tua autostima, la tua sicurezza, la tua decisione, perché ricordati che la donna è dell'uomo che crede di poterla conquistare. Questa forse è la regola più importante della seduzione. Una donna viene conquistata solo dall'uomo che crede di poterla conquistare. Ricordati che le donne, soprattutto se sono molto belle, se sono di valore, tendono ad avere questa consapevolezza di poter dominare gli uomini, di poterli gestire, di poterli testare e quindi provare continuamente a schiacciarli, tra virgolette, attraverso comportamenti dominanti. Quello che devi fare è far vedere alla donna che hai di fronte che lei non ti può dominare. Detto elegantemente, in una forma aulica, in una forma super elegante, devi cacciare le palle. Che cosa vuol dire cacciare le palle? Avere la forza e la fermezza di rimanere fedele alle tue idee, alle tue decisioni, a quello che per te è importante. Quindi non devi mai in nessun caso fare quello che vuole e accettare che lei ti manchi di rispetto in qualche modo solo perché magari la vuoi portare a letto o perché per te è importante. Anche la donna che per te è più importante non dovrà mai e poi mai permettersi di mancarti di rispetto, di colpire la tua identità, di colpire il tuo essere, quello che sei come persona e di mancarti di rispetto. Neanche se fosse Diletta Leotta, neanche se fossi la donna Belen o la donna che ti piace di più. In tutti i casi non devi permetterlo, perché ricordati che la donna rispetta solo l'uomo che è in grado di farle vedere la sua forza. E non parlo della forza di muscoli o dell'aggressività, parlo della forza di carattere, delle palle, di avere le palle, di avere quel tipo di carattere che di fronte a una donna, anche se lei è bellissima, ti permette di essere te stesso, di dire la tua, di non rimangiarti la parola e di non essere lì in adorazione, sottomesso come un morto di figa qualunque. Un'altra cosa molto importante è l'atteggiamento. Non devi mai avere quell'atteggiamento insicuro, chiedere il permesso quando fai le cose. Se ti viene voglia di baciarla, baciala, ovviamente se avete già creato qualche situazione. Se ti viene voglia di abbracciarla, abbraccia. Non chiedere mai il permesso per niente. Guardala negli occhi intensamente. Abbi quella sicurezza e quel pizzico di arroganza che le fa capire che la sua bellezza nei tuoi confronti non ha potere. Falle capire che sei disposto a perderla piuttosto di venire meno alle tue idee, a quello in cui credi e al rispetto per te stesso. Questo è il cocktail perfetto per conquistare il cuore di qualsiasi donna. Un comportamento delle donne nei confronti del quale tutti gli uomini cadono è quando la donna cerca di farti ingelosire con gli altri uomini, facendoti vedere che è ambita da altri uomini. Quello che devi fare, amico mio, è non mostrarti mai in competizione con gli altri uomini. Devi sempre sentirti superiore, anche se magari quell'altro con cui lei ti fa ingelosire è un super figo e ti senti così rispetto a lui. Tu devi buttarla fra le sue braccia. E se lei ti minaccia con lui, è perché fondamentalmente
lo vede al tuo pari e cerca di metterti in difficoltà. Nel momento in cui lei fa questo, tu che cosa devi fare? Devi buttarla fra le sue braccia, con la sicurezza di un vero uomo, di un uomo con le palle, dire vai pure, tanto lui non è me, tanto lui non sarà mai alla mia altezza e io non ho assolutamente paura. Se vuoi vi pago una cena per due nel miglior ristorante. Con questo atteggiamento, con questa sicurezza, con questo sguardo, lei non potrà far altro che capitolare e capire di aver fatto una cazzata, e a quel punto tu avrai manifestato la tua virilità in maniera maschia, sicura, senza usare aggressività, violenza o altre stronzate varie. Per questo video è tutto, caro gentleman.